Ciao ragazzi, questo qua è un nuovissimo video. Io sinceramente non pensavo mai di portare del contenuto che non sia quello che di cui già mi occupo in passato, però raga, questo qua è un video frizzante, un video nuovo, un video di cui non me ne sono mai pentito in realtà, l'ho sempre avuto come programma, non l'ho mai pubblicato, non l'ho mai girato perché pensavo no, nessuno interessa, nessuno farebbe piacere ascoltare roba nuova in quanto a musica. Io oggi voglio raccontarvi di come mi sono innamorato e vi racconterò anche che cazzo di album è. Un album di un genere di un artista molto molto particolare. Parlo di Vaporwave, ok? È quella metamusica che fanno i giovani, ok? Vaporwave. Non è un genere fisso, è un genere molto molto fluido. Però parliamo di Vaporwave italiana, ok? Non ci sono moltissimi artisti italiani che fanno Vaporwave. Magari sì, magari no. Io ne conosco veramente uno, questo qua, di oggi, Vector Graphics. Forse è più di una persona, perché veramente quello che c'è dietro a questo lavoro qua è una roba immane, si sente che c'è un lavoro a più di due mani di questo, in questo album qua, anche perché ci sono un sacco di canzoni successive a questo album, che vi lascio tutte in descrizione. Vi mando il Bandcamp, il link al Bandcamp di questo artista, di Vector Graphics. Là si possono acquistare e supportare tutti gli album che ha pubblicato su Bandcamp, tutti i singoli, insomma tutto, perché è un album che è difficilmente reperibile, appunto perché è di nicchia. Non si trova, cioè su YouTube si trova, da scaricare per vie traverse non si trova, quindi compratelo, è veramente buono come album, cioè non faccio la marchetta. Potete ascoltarlo prima di comprarlo e poi il prezzo lo fate voi, ok? Potete anche mettere un euro, il brano, il tutto l'album è vostro, ok? Quindi è un prezzo aperto per supportare l'artista. È così che funziona Bandcamp praticamente. Quello che volevo raccontarvi oggi è come un brano di un album, e non solo uno ma tutti i brani di quest'album, ti trasportino direttamente in un'epoca che tu non hai mai vissuto, ok? È musica che è un reperto storico, anche se è fatta di recente, nel 2016, ok? Sono tutti brani pubblicati nel 2016 sotto l'album Destin. Però allora, raga, è difficile spiegarlo, perché gli anni 80 io non li ho vissuti, voi forse li avete vissuti, boomer di merda, ok? In caso contrario, ragazzi, come si fa a essere presi dal mood degli anni 80 se non si è mai vissuto negli anni 80? È molto facile, ti ascolti l'album Destin. Davvero ragazzi, è qualcosa di assurdo. Io per tutte le cose nostalgiche che non riguardano la mia infanzia, cioè io fra 30 anni ascolterò le cose degli anni 2000, dei primi anni 2000, là potrò essere nostalgico. Ora che ho 20 anni, raga, non posso essere nostalgico, forse per i Teletubbies, ma non c'è proprio della cultura nella mia infanzia. Per quanto riguarda gli anni 80, sì, era un periodo a sé stante, come lo sono stati gli anni 70, come gli anni 90, gli anni 2000 e poi tutti gli altri. Però, raga, il vibe, il mood, lo sfarzo, lo splendore, l'aria che si respirava negli anni 80 non la respiri in questi anni 2020. Quindi, l'unico modo per recuperarti questo pezzo di storia che tu ti sei perso, ok, è quello di guardare i film, la serie TV e ascoltare le canzoni dell'epoca. Ma perché dovrei riprendermi roba vecchia? Non serve in realtà, le canzoni dell'epoca sono, alcune sono intramontabili, ma alcune sono fatte per persone dell'epoca. Quindi magari all'utente del 2020 non arrivano queste canzoni. Secondo me è per questo che molti utenti hanno voluto creare canzoni su questo stampino. Sullo stampino musica di qualità, nel senso con distorsioni volute, ok? Di rumori statici voluti, cioè ci sono effetti audio che secondo me per farli hanno veramente usato una roba analogica, ok? Perché nel digitale si perde un sacco oggettivamente. Con l'analogico si hanno tutti quei disturbi che non si possono percepire con il digitale, ed è assurdo ascoltare canzoni che secondo me renderebbero un sacco su degli LP, sulle musicassette in digitale. Però se volete si possono pure comprare gli LP di questo album, ok? Si possono ascoltare su impianti hi-fi qualsiasi, sono veramente veramente fighi, anche solo il concetto di poter comprare un supporto multimediale dell'epoca e ascoltarlo ora, per me aumenta ancora di più questo legame con il passato, che è un passato che ormai è andato. Quindi ragazzi, questo album qua si chiama Destin, è composto da 7 brani, questi brani sono comunque, ogni brano è a sé stante, però sono comunque molto uniformi l'uno con l'altro, ok? C'è uno stile fortissimo.
possono sembrare brani essenziali, ma vi posso confermare che per creare dei brani così ci vuole veramente un manico tanto, anche perché sono brani che sono subito familiari, ok? Qualsiasi brano, anche a caso, lo prendete e lo ascoltate, sa di familiare, ok? Qualcosa che avete già sentito, già visto, cioè, raga, fatelo ascoltare i vostri genitori e vi diranno che è un brano dell'epoca, che è impossibile che l'abbiamo fatto 5 anni fa. Quindi, raga, io veramente, bando alle ciance, il primo album è Surfing. Non vi farò ascoltare un cazzo perché non si può. Compratevelo, ascoltate, è veramente, veramente bello. Vi posso raccontare però il feeling che ti dà Surfing ascoltandolo. Ora me l'ascolto. Allora, c'è una base e un vocale femminile, ok, in inglese. Ci sono diversi brani cantati, ok? Alcuni sono voci maschili downpitchate, quindi completo stile vaporwave. Altri stili sono più sul classico, magari pochi versi però ripetuti. La ripetizione è molto presente in tutti questi brani, però è qualcosa che ci sta perché ti abitua a immedesimarti in questo periodo storico, in questo mood, che ormai non è più neanche un periodo storico, è proprio un mood. È una sensazione, uno stato di benessere, di spensieratezza assurda. Per me è un'ottima rappresentazione pittoresca, un po' interpretata, di quello che sono gli anni 80, praticamente. Surfing inizia l'album così. Ascoltatevela, perché è veramente bella. Lo dirò per tutti i brani di questo album. Ogni canzone pare essere presa o pare provenire da una serie TV, un film, un'opera degli anni 80, perfettamente precisa, che lì sta, lì rimane e lì sta bene. Raga, è una roba assurda, sembra di ascoltare delle sigle dei telefilm o, che ne so, singoli dell'epoca, canzoni usate nei cinema. Surfing inizia veramente molto bene l'album. È una canzone molto corta, dura 1 minuto e 30 e qualcosa. Quasi tutte le canzoni stanno sotto il minuto e 50. Il fatto che queste canzoni siano veramente corte, la maggior parte, sotto i 2 minuti, secondo me ti aiuta a metterle proprio una dopo l'altra e a goderti la transizione, anche perché comunque iniziano e finiscono con un rumore statico, quindi rumore statico per rumore statico sembra che sono messe un in fila all'altra tipo da un DJ e sono molto molto orecchiabili, in qualsiasi ordine in realtà, anche non per forza quello dell'album. Ma anche messe in shuffle sono veramente veramente buone. Sembra che ci sia lo stesso mood in ogni canzone, e questo è molto difficile da fare non rendendo tutto monotono. E il tutto è nella maniera giusta. Ascoltatevelo perché è veramente veramente bello. Parlando di shuffle, di transizioni, parliamo anche della seconda canzone. Della seconda canzone, che è la più lunga, che dà il titolo all'album, Destin. È una canzone che dura 4 minuti e ascoltandola sentite che è essenzialmente 3 canzoni in una. 3 canzoni per quanto riguarda la durata di 1 minuto in una. Ed è veramente veramente bella. Voi la prendete senza farvi tutto l'album, prendete Destin, la ascoltate, sono 4 minuti, e lì ci sono tutte o quasi tutte le sonorità che troverete durante tutto l'album. Quindi se non vi piace Destin, la canzone, ragazzi, che vi devo dire? Non fa per voi. Nel caso contrario, avete un album nuovo da ascoltare. Ok, terza canzone, Alba 83, si chiama così la canzone. È un titolo italiano, ok? E già questo all'epoca mi fece capire che quest'album era fatto nello stivale. È una canzone che secondo me l'ascoltate e dite, cazzo, questa qua ci starebbe perfettamente bene in un autoradio di una Cadillac, con voi al posto di guida, al passeggero una persona molto gradevole, praticamente voi due basta, con le palme, che guidate su una strada dritta che va verso il mondo del vaporwave. È una figata di canzone. È una canzone che a me fa venire la pelle d'oca, ora non si vede. Tutte queste canzoni mi fanno salire la pelle d'oca perché sono sensibile di mio. E nel senso, mi piace il mood e le immagini mentali che mi fanno spuntare. È una roba assurda. Comunque, Alba 83 è veramente veramente bella. Sembra quasi una sigla di una serie TV poliziesca, sembrano tutte sigle dell'epoca, sono veramente veramente belle, perché sono iconiche, cazzo. Questo brano da metà in poi cambia completamente stile e diventa una canzone dance,
da disco anni 80. Cioè, sembra di essere La febbre del sabato sera, una roba assurda. Ascoltatelo. 7PM è una canzone veramente, veramente strana. Perché è un titolo prettamente inglese. 7PM è un modo di scandire l'ora americano, praticamente. 7 di sera, ok. Noi diremmo 19, gli americani dicono 7PM. E secondo me questo mix di titoli italiani, titoli inglesi, ti fa capire che all'epoca, non lo so, c'era un qualcosa di internazionale, c'era un sentimento di benessere globale proprio, dall'America all'Italia, dall'Inghilterra alla Francia. Secondo me è per quello che ci sono proprio questo stile misto, questa voglia d'America, la voglia d'America. Okay. Questo brano si apre con la voce di una signorina che dice, sembra quasi sia un'emittente radiofonica, sta dicendo l'ora in italiano e dice sono le ore 9:36, così, con questo tono, come se stesse annunciando l'ora. Cioè, è una roba assurda, perché io non me l'aspettavo che dicesse sono le ore 9, cioè in italiano. Mi aspettavo che fosse un album inglese fatto da persone che non c'entrano nulla, pensavo fosse qualcosa di internazionale. Invece ha quel tocco di stivale, quel tocco di tricolore che, porca puttana, ci sta benissimo. E qui abbiamo il vocale da un picciato super catchy, secondo me, che vi rimane nella testa. Io ancora me lo sto ascoltando, è veramente veramente bello, cazzo. Il quinto brano è Drapes, secondo me è uno dei meglio riusciti, perché subito ti immerge in un'atmosfera da serie TV, tipo Signore in Giallo, però Magnum P.I., una roba strana. È veramente, veramente figo come brano. È come tutti gli altri, aggiunge quel suo tocco di mistero, perché ha delle sonorità intriganti, secondo me. Non troppo rilassanti, però comunque impegnate. Ci sta come pepe in questo mare di chill, perché alla fine è tutto chill. Conus è molto simile alle altre canzoni che ti fanno immedesimare in una Cadillac, ok? Però Conus è diversa. Per me Conus vuol dire Rimini, vuol dire lungomare di Rimini anni 80. Che non sono mai stato a Rimini, non ho mai vissuto nei cazzo degli anni 80. Come cazzo faccio a sentire che questo brano appartiene a Rimini anni 80? Canzone che esce distorta da una TV di un bar di Rimini anni 80. Perché è una canzone che mi porta a pensare. Io quando ascolto questa canzone penso, cazzo, ma siamo veramente cambiati come persone da un punto di vista di interazione sociale. Io ho visto molto tempo fa un video di questo ragazzo qua che negli anni 80, il video dell'epoca, girato con videocamera dell'epoca, questo ragazzo qua era italo-americano e raccontava di come lui in inglese decide quale accento usare per sembrare più aggressivo, più rispettoso, oppure magari cambia proprio accento per parlare con persone che non vuole intimorire, diciamo, perché sembra quasi che l'accento italo-americano sia figo, quasi troppo figo, quindi letteralmente abbassava i toni quando parlava con qualcun altro. E questo tizio era un figo, è letteralmente un figo. Voi guardate il video, ve lo linko, giuro ve lo linko sotto al Bandcamp. E ragazzi, è un video dove la gente nei commenti sotto scrive, cazzo, ma negli anni 80 la gente si fermava per strada a parlare così, nessuno aveva nulla da fare, nessuno aveva paura che l'altro lo uccidesse, nessuno aveva paura di sprecare il tempo parlando con qualcuno a caso. Siamo tutti stati rinchiusi in una bolla, tutti rinchiusi in questa bolla sociale che tutti hanno e che tutti si sentono, quasi nessuno sente di esserne imprigionato, quindi tutti la vedono negli altri, perché è oggettivo, non possiamo più pretendere di andare da qualcuno che non conosciamo e parlargli. Io vado dal barista, gli chiedo, non lo conosco, e gli faccio, ehi, per favore, potresti farmi un caffè? E lui me lo fa, pago, fine. Finisce l'interazione, almeno così è al nord Italia, magari al sud è molto più colloquiale, molto più bella la situa, però al nord è così. Di sicuro al sud sono tutti più distesi, sono tutti più tranquilli. Comunque, è un qualcosa che veramente mi fa pensare, è una canzone che mi ispira socialità, mi ispira spensieratezza, mi ispira, sì dai, ti conosco da 20 minuti, usciamo insieme, prendiamo una granita, una cidrata tassoni, mentre ascoltiamo gli 883, questo è che voglio dire, è una roba assurda, è una canzone che a me mi fa venire queste cose qua, cioè, non so ancora spiegarmi il perché, ma è fortissimo questo mood che ti crea, che ti fa salire,
è una roba assurda. Ti fa anche pensare, ti fa capire quanto siamo cambiati. Non possiamo più fare l'autostop senza pensare che l'autostoppista che sale in macchina con noi ci voglia uccidere. E viceversa, non, nessuno lo fa più l'autostop. Ok, c'è BlaBlaCar, c'è Uber, però è tutto con dei paletti. Cioè, non è più come una volta. Ehi, vado di qua, dove vai? A Caserta. Ah, ci vado anch'io. E poi si faceva una nuova amicizia. E sono robe che accadono anche nei film. No, allora, il film è Nati con la camicia. Essenzialmente c'è Terence Hill che nell'83 è un ragazzo che ha letteralmente dei monopattini, uno zainetto, un cappellino e va avanti per le strade americane. Così, spensierato. Ditemi se non è spensieratezza questa cosa qua. E come si vede nei film, si sente anche nei brani. È fighissimo. Raga, il meglio l'hanno tenuto veramente alla fine. Jungle è un brano che è veramente ricco di sonorità. Ed ha un è la nota principale è... La nota principale. Il tema principale è un ritmo sincopato, ok? Tipo reggae, ok? Potrebbe essere reggae, però non... Non è proprio puro, è misto con sonorità, con cose anni 80. Potrebbe essere perfettamente la sigla finale dei titoli di coda di un film anni 80. È tutto un film questo brano. Non è un cazzo di album normale. È una compilation perfetta di mood presi da situazioni della vita quotidiana degli anni 80. È un album che ha molto di più di una copertina così. Ok, voi non l'avete mai vista. Questa è la copertina. È un qualcosa che vi arricchisce. In qualsiasi termine possibile. Vi arricchisce come persone, come pensieri, come apertura mentale, secondo me. Perché senza questo album qua non avrei mai pensato che la gente sia chiusa in una bolla, ok? È un album che ti redpilla, se la volete pensare così. Quindi ragazzi, io ho finito questo bellissimo video. Spero sia venuto bene. Io vi lascio tutti i link in descrizione. Mi raccomando, ditemi se questo nuovo format, che è sempre il solito Dio che parlo come un coglione davanti a una webcam, vi è piaciuto. Io vi lascio al prossimo video. Ciao.